Nel 1956 esce l'articolo Verso una teoria della schizofrenia. Fu un approccio rivoluzionario alla comprensione di uno dei più complessi e gravi disturbi mentali, che valse al famoso gruppo di Palo Alto molti riconoscimenti. Tra gli autori c'era Don D. Jackson, che vinse per i suoi studi proprio alla comprensione della psicoterapia, il premio Frida From Reichman, e che peraltro fu uno degli autori di Pragmatica della comunicazione umana. Don Jackson è famoso per tantissime cose, purtroppo scomparve prematuramente, ma in particolare per aver praticamente inventato la terapia familiare e per aver praticato il proprio metodo proprio con casi gravi. Famoso è quello in cui, con un paziente paranoide che sosteneva che i suoi nemici stessero ascoltando il loro dialogo della seduta, Jackson lo costrinse a mettere sottosopra lo studio alla ricerca della cimice, finché quello non rinsavì e disse: "Ok, forse ho bisogno di cure, mi sto inventando tutto". Tra gli autori di Verso una teoria della schizofrenia c'era anche John Wicklund, uno dei più bravi probabilmente terapeuti del Mental Research Institute, nonché autore dei libri Change, le tattiche del cambiamento, che diedero il via di fatto alla terapia breve modello MRI, cioè la terapia strategica. John, appunto, oltre ad essere considerato uno dei migliori terapeuti, anche era quello che elaborò il costrutto di tentata soluzione disfunzionale, nonché fu anche il mentore di Steve Deshazer, cioè il padre della terapia breve centrata sulla soluzione. Questo approccio, oggi più praticato nell'ambito delle terapie brevi, ha fatto la sua fortuna anche grazie agli enormi successi ottenuti in particolare, non solo ovviamente, con due forme di problematiche, le dipendenze da alcol e da droghe. Tornando agli autori dell'articolo, non possiamo dimenticare Jay Haley, il padre della terapia strategica familiare. Nel suo libro Il distacco dalla famiglia riporta casi e ricerche del suo metodo, di come abbia successo con situazioni di dipendenze, di violenza e anche di psicosi. Questo però c'è solo nella seconda edizione del libro, che credo che sia solo in inglese. Haley fu anche colui che permise di far conoscere Erickson da tutto il mondo, in particolare con la divulgazione delle sue opere tramite i due libri fondamentali, Le nuove vie dell'ipnosi e Terapie non comuni. Erickson, per chi non lo conoscesse, è praticamente colui che ha inventato le terapie brevi per come le conosciamo oggi, o per meglio dire, è il terreno fertilizzato da cui esse sono nate. L'ultimo autore? L'ultimo autore, ma prima firma, era Gregory Bateson, il cui pensiero ha influenzato a sua volta una quantità spropositata di autori e di campi del sapere. Le psicoterapie sistemiche, l'ipnosi, le terapie brevi non sarebbero dove sono ora, e così vale per tante altre psicoterapie. Alcune non sarebbero proprio nate senza i suoi contributi. Cosa ci dice tutto questo? Che le terapie brevi, come peraltro spiego nel primo giorno di scuola, nella nostra scuola di specializzazione, l'Istituto ICNOS, sono nate dagli studi e dalla pratica con i casi più difficili che un terapeuta si può trovare in studio. Direi che solo questo dovrebbe dissipare le osservazioni di chi pensa ancora oggi che siano solo degli approcci di superficie, ricordandoci che tutto è partito da una teoria della schizofrenia.